È stato un successo il concerto organizzato dalla Misericordia di Borgo Ammozzano per festeggiare il restauro dell'antico organo della chiesa di San Francesco presso l'omonimo convento, oggi centro anziani. L'antico organo costruito dalla ditta Agati Tronci nel 1893 aveva necessità di un restauro per recuperare quei suoni che caratterizzano la scuola organara pistoiese, che oltre due secoli fa aveva realizzato organi molto apprezzati in tutto il mondo. Il restauro è stato realizzato dalla Misericordia di Borgo Ammozzano, anche grazie ad un contributo a seguito di un lascito testamentario di due signore borghigiane vissute in Australia. È stata la ditta Samuele Maffucci, sempre di Pistoia, ad eseguire i lavori con la collaborazione dell'organista Enrico Barsanti, che ha poi eseguito il concerto inaugurale, accompagnando anche il soprano Francesca Maionchi, Caterina Brunini al flauto, Andrea Battistoni alla tromba e la voce del grande Graziano Polidori. Nel corso del pomeriggio sono state assegnate anche due medaglie d'oro a due grandi imprenditori da sempre molto vicini alla Misericordia di Borgo Ammozzano. È stata una bella iniziativa, soprattutto ci ha permesso di incontrare tantissimi soci, amici, simpatizzanti, fans della Misericordia che sono venuti tutti a far festa con noi e ci ha permesso di premiare e dare la medaglia d'oro della Misericordia a due imprenditori che per questo territorio hanno fatto tantissimo, Giuliano Castori dell'Inbal Center e Edo Puccetti del gruppo Puccetti Mondial Carta. Due persone che io ho chiamato padroni padri perché hanno fatto tantissimo bene ai loro figli operai.